Amici telesmondiani, bentornati. Ecco il bicipite più potente a livello mondiale del web. Ragazzi, qui mostro il destro, quello che strongherà Gaggi Atarov. Allora, oggi c'è la partita tra Las Palmas, che gioca in Serie B, con la seconda classificata. Ragazzi, chi vince fra questa partita sale nella Liga il prossimo anno a giocare contro Real Madrid, Barcellona. E allora, ragazzi, oggi può essere che andrò a vedere questa partita. Vi invito a vederla pure voi. Spero che vince Las Palmas. Addirittura Las Palmas, se pareggia, passa ugualmente. Allora, parliamo un po' di braccio di ferro, perché noi, ragazzi, del calcio non è che ce ne frega tanto. Un po' ogni tanto lo seguiamo, perché, ragazzi, a me piacciono tutti gli sport, anche l'hockey su ghiaccio, tutto, ragazzi, io seguo tutti sport, adesso un po' meno, però uno li può seguire gli altri sport, però io farei una legge che tutti gli sport devono essere tutti alla stessa, ragazzi, pubblicità, devono avere tutta la stessa pubblicità. Non è possibile, perché il calcio lo seguono più persone, no, in televisione devono dare spazio a tutti gli sport, tutti, anche quello delle freccette, il biliardo, tutti gli sport. Poi la gente naturalmente sceglie quale praticare. Allora, Gaggi Atarov, Levan che si è infortunato, Larrat che sta facendo un seminario a Puerto Rico, salutiamo l'amico Manolo che è riuscito a portare Damon Larrat a Puerto Rico a organizzare questo grande seminario. Seguite Larrat, ragazzi, e seguite anche Pulseo TV di Manolo. Poi sto andando ad allenarmi, ragazzi, nella terrazza dei King, per fare l'allenamento di braccio di ferro con Gabriel. Forse pubblicherò qualche video. Salutiamo a Roberto, a Nico, che, ragazzi, ci seguono, mi seguono e anche danno dei consigli. Io ascolto i consigli di tutti. Qualcuno mi dice, tu ascolti i consigli del ragazzino. Ragazzi, bisogna ascoltare i consigli di tutti e poi, naturalmente, tu elaborarli e metterli in pratica. Ma, ragazzi, questi consigli qui di Nico, eccetera, eccetera, già li sapevo. Il problema qual è? Che a volte, ragazzi, quando tu sei da solo e non ti rivedi da dietro, magari ti dimentichi o non ci fai caso. Per questo dico, l'importanza di allenarsi con una squadra, con un gruppo, è questa. Perché tu puoi sapere tutte le cose, poi alla fine quando arrivi in gara devi saperle pure applicare, tutte le cose che hai studiato nell'allenamento. E non è facile. Allora, Gaggi Atarov, volevo dire una cosa su Gaggi Atarov. Anche se noi stiamo facendo questa sfida e ci stiamo sfidando anche sul web con questi video dove io attacco lui, lui attacca me, eccetera, eccetera, ma ragazzi, ma Gaggi Atarov era un king, anzi, un super king. In Italia è l'unico che promuove il braccio di ferro. Allora, ragazzi, io anni fa avevo parlato di Gaggi Atarov, l'avevo citato in dei video. Potete andarlo a vedere sempre qui sotto l'esmundo, scrollate, andate a cercare, trovate dei video dove io dico Gaggi Atarov è un grande, grazie per promuovere lo sport, sta promuovendo lo sport nel suo canale, eccetera, eccetera. E ragazzi, nonostante fa calisthenics, perciò tutti gli arm wrestler, braccioferristi, chiamateli come volete, d'Italia, che adesso qualcuno sta criticando Gaggi Atarov perché sta facendo i video con me, perché ha accettato la sfida con me, perché qualcuno magari non mi può vedere, eccetera, eccetera, lo stanno criticando, sono dei buffoni, dei pagliacci che si meritano veramente di essere censurati dal braccio di ferro. Queste persone qui, braccioferristi, anche se gareggiano da 20 anni, sono anche campioni italiani, eccetera, eccetera, se fossi io il presidente, ma veramente, se fossi io il presidente, li cancellerei, direi, ah, tu stai parlando male di Telesmundo, di Gaggi, ah sì, bravo, tic tic, X, e li cancello dalla federazione, non li faccio più gareggiare per 5 anni, gli do una punizione. E lui dice, come mai, presidente, come? Io, che se no, perché tu non vali un cazzo, perché il nostro sport si promuove grazie alla gente che ne parla, grazie a youtuber, grazie a qualche televisione che ne parla. Allora, ragazzi, qualche televisione parla di braccio di ferro. Quando parla di braccio di ferro? Quando c'è curiosità. Ma addirittura fanno gli eventi nei piccoli paesini e neanche contattano la stampa, questi stessi organizzatori. Invece di criticare Gaggi Atarov, a me, eccetera, eccetera, che promuoviamo lo sport, criticatevi voi stessi. Come mai andate ai campionati nazionali e poi non avete neppure la briga di chiamare un,
un giornalista del vostro paese a farvi fare un articolo nel giornale. Ragazzi, io conosco anche quelli di Tenerife. Gli ho mandato il numero del giornalista della giornale di Tenerife, che me lo sono fatto dare dalla giornalista che ci ha fatto gli articoli a noi qui a Gran Canaria. Ci ho detto: per favore dammi l'articolo, ce lo mando ai ragazzi di Tenerife, così loro ci chiamano: ragazzi, io mi sbatto, vengo criticato anche da qualcuno di Tenerife, perché ha fatto l'articolo nel giornale, lui che è arrivato da poco sul braccio di ferro e fa l'articolo nel giornale, perché mi hanno dedicato una pagina, ragazzi. Loro già si sono messi gelosi, ma no tutti, qualcuno di Tenerife, no tutti, perché ci sono i king, ragazzi. Però qualcuno nel gruppo ha criticato perché loro hanno i campioni, loro hanno la storia. Eh sì, ma voi avete la storia, però non avete nessuno che lo promuove lo sport. Ragazzi, hanno vinto a Palma de Mallorca parecchi atleti, Daniel Gonzalez, eccetera, eccetera. Ancora non ho visto un articolo stampa. Ma io, ragazzi, sono a Gran Canaria, devo pensare per me. Però io pure ho pensato per loro, gli ho dato il numero del giornalista, che lo dovevano solo chiamare. Una chiamata. Hola, sono io. Ho vinto la gara, puoi scrivere un articolo, abbiamo vinto noi di Tenerife, puoi scrivere l'articolo, quello lo scrive perché ci interessa la stampa, la notizia, ma devi essere tu a chiamarlo, non devi pensare perché hai vinto tu una gara, il giornalista viene a chiamare te, ma il giornalista può chiamare, ragazzi, a un giocatore della Serie A, ma tu che segui il braccio di ferro, che è uno sport che non lo considera nessuno, devi chiamare tu, il giornalista, se tu lo chiami, accetta. Perché loro sono sempre notizie, loro cercano tutti i giorni notizie. E soprattutto se hai vinto una gara, la vanno a scrivere sicuro. Ragazzi, non sono sicuro al 100%, però adesso non ho visto che nessun atleta di Tenerife che io seguo ha pubblicato nessuna cosa su Instagram. Significa che non è uscito nessun articolo. Ragazzi, io un po' mi arrabbio con questi atleti che poi sparlano e criticano me. Ragazzi, vi saluto. Qui c'è Gabriel. Un saluto, signore. Buona. Grazie.